che rompe. Pronto? Chi è che rompe? Pronto? È urgente. Ah, Belbo. Da dove chiama? Andavo per disperso in Russia. Ma che dice? Casabon, sono Parigi. Oulala, Paris. Baguette, fromage, escargot. Non scherzi, la questione è seria. Sono in un bar e non so quanto riesco a parlare. Fino a Parigi, ma senza gettoni. Questa è una caduta di stile, Belbo. Ma nessun problema, aiuto io. Vedi un attimo. Chiami Collette e io resto qui e aspetto. Tanto sono a casa da solo. Non c'entrano i gettoni, sono i guai, è tutto vero. Il piano è vero. Si è dimenticato della lavandaia. Come potrei, non dico obietà. Loro mi cercano. Loro chi? I templari, chi se no? Forza, non ho tempo da perdere. Pensano che io abbia la mappa e sabato a mezzanotte mi vogliono vedere al conservatorio. A mezzanotte. Esatto, la notte di San Giovanni non può essere una coincidenza. Casabon deve avvertire qualcuno. Chiami De Angelis. Lo chiamo immediatamente. No, no, anzi, lasci stare, quello non capisce niente. E quindi? Che faccio? Lega sua bulafia. Finché lei era a zonzo con la sua lira, ho scritto degli appunti. Specie degli ultimi giorni. Li legga. Certo, ma come posso farlo nel momento che Abulafia è a casa sua? Vada in ufficio, nel secondo cassetto. Troverà una busta. Nel 90% dei casi le cose stanno nel secondo cassetto. Interessante. Le dicevo, nella busta troverà due chiavi, una grossa e una piccola. La piccola è quella del mio E l'altra? appartamento. Ok, E l'altra non la riguarda, Casobon. si calmi. Volevo solo sapere. È della casa in campagna, contento? Più che altro ha pagato. Leggerò sua bulafia, ma poi come la contatto? Vada a casa mia e legga velocemente. Io proverò a chiamarla domenica. Cambio hotel ogni 3 notti per stare al sicuro. D'accordo. Aspetterò un suo cenno. Ah, un'ultima cosa, la parola d'ordine. Belpo? Merda, Casobon, mi hanno trovato. La parola d'ordine. Pronto? Belbo? Pronto? Te pareva? Che sfiga.